Gli italiani tornano a viaggiare. Oltre 33 milioni, quelli che tra i mesi di luglio e agosto si sono spostati per le vacanze, per un giro d'affari di 3 miliardi e mezzo di euro in più. Il più alto dopo 10 anni per il turismo italiano, dati che fanno percepire una maggiore fiducia verso il futuro. E il Codacons a fornire i numeri: sono 1.200.000 gli italiani che rispetto allo scorso anno sono andati in vacanza con una spesa di 22 miliardi di euro. Ma questa stagione estiva sarà anche da ricordare per il numero di turisti stranieri che hanno scelto l'Italia, scelta influenzata anche dall'abbandono di altre mete per la paura terrorismo. Secondo il CNA sono stati mediamente il 12% nel trimestre clou delle vacanze estive, il 5% in più rispetto al 2016, sino a raggiungere la media record del 20% nel Ponte di Ferragosto. Un turismo che è stato non solo balneare, tantissimi hanno abbinato ai bagni di sole e di mare escursioni per conoscere le bellezze naturali e artistiche del territorio e le tradizioni. E la stagione estiva non si è ancora conclusa. Secondo la Coldiretti, infatti, sono 11 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze nel mese di settembre. Scelta legata sia a motivi economici, con un risparmio che può superare il 30%, ma anche per chi cerca tranquillità e relax. Oltre al mare, le scelte si orientano verso la montagna e gli agriturismi.